e benvenuti a questo nuovo appuntamento con Malacoda. Parliamo ancora quest'oggi di politica. Ci fermiamo a Barberino di Mugello, dove ieri sera c'è stato l'incontro tra i tre candidati, ma l'altra novità della settimana è stata la presentazione sabato scorso della lista civica per Barberino, che ha battuto in qualche modo tutti sul tempo. Come già annunciato nei nostri studi, non ha atteso l'esito delle urne, delle primarie del Partito Democratico, ha proseguito per la sua strada, è andato avanti proponendo la sua comunque sia candidatura per quanto riguarda ovviamente la guida del paese di Barberino, con la candidatura a sindaco, la presentazione delle persone che in questo momento la stanno sostenendo e aiutando a costruire poi anche tutto il programma, da cui probabilmente scaturirà anche la futura lista. Insomma, non ha atteso ed è andato avanti come aveva già annunciato. Io ringrazio per essere qui nei nostri studi proprio il candidato a sindaco e promotore della lista civica per Barberino, Emiliano Lascialfari. Buonasera e Buonasera, benvenuto. buonasera a E casa. poi con piacere che ospito nuovamente Chiara Boriosi, giornalista che scrive per pensalibro.it. Chiara, buonasera e benvenuta. Buonasera a te, Ilaria, So che grazie. hai seguito, tra le altre cose, Ho anche. seguito sabato sera la presentazione, sì, di Lista Civica per Barberino e devo dire che, insomma, qualche idea me la sono fatta, anche perché poi, avendo insieme a te ieri sera con Assistito moderato il il dibattito dei tre candidati alle primarie del PD, cioè è possibile vedere, no? Un Comunque po' sia, come sono in questo caso gli gli orientamenti. Io orientamenti. non so se ho in linea il responsabile della Protezione Civile Mugello, Girolamo Bartoloni. Sì, salve, buonasera. Girolamo, buonasera, torneremo Buonasera. subito sulla lista civica per Barberino, però Girolamo, buonasera, insomma, benvenuto ancora una volta qui con noi. Io ti ho contattato in particolare per comprendere anche alla luce, insomma, degli scrosci delle ore scorse qual è la situazione sulla frana di Panicaglia. Allora, rispetto alle precipitazioni della tarda pomeriggio di ieri, sembrava che la situazione dovesse, diciamo, avere una ripercussione su alcuni smottamenti importanti, mentre invece, diciamo, che il terreno ha accusato e assorbito questa forte precipitazione e non ha causato altri danni, per cui come spostamenti siamo ancora ai livelli dei giorni scorsi, diciamo stazionaria, per cui anche meno preoccupante rispetto a quello che poteva far sembrare. Quindi, per fortuna, insomma, continua a non muoversi da questo punto di vista, la frana più importante della nostra zona. Sì, diciamo che sembrerebbe, tra virgolette, che sia arrivata in fondo a quello che è la sede di scivolamento, però diciamo ancora è sempre È prematuro giusto dare. attendere e capire. Esatto. Girolamo, sulla pista ciclabile che collega Borgo San Lorenzo e i comuni di Borgo San Lorenzo e Vicchio sono stati evidenziati danni importanti e piccoli smottamenti. Che situazione c'è in quella zona? Allora, abbiamo fatto un sopralluogo congiuntamente sia con il personale tecnico del Comune di Vicchio che con quello di Borgo. I danni più importanti li presenta sul tratto in Comune di Vicchio. C'è una parte che è stata spostata completamente, alcuni che ha portato via metà pista, per cui di danni diciamo, messi insieme ce n'è abbastanza. Non è al momento ovviamente praticabile. Al momento non è praticabile perché, ripeto, per un tratto, per una trentina di metri, manca completamente la sede della pista. Ecco lì come si potrà intervenire, se si potrà intervenire. Ma io, insomma, avendo avuto anche degli incontri per quanto riguarda il comune, sicuramente si interverrà. Il primo intervento da fare è ovviamente creare l'argine con una scogliera in modo da rimettere in sicurezza quel tratto. E dopodiché sull'argine eventualmente riproporre la pista con il materiale che è ancora in loco. Quindi interventi importanti che richiedono tempo. Sì, interventi importanti che richiedono tempo e richiederebbero anche un tempo migliore. Purtroppo non è questo Sicuramente. per fare questo tipo di intervento. Anche perché mi sembra di capire che le previsioni per i prossimi giorni non sono esattamente incoraggianti. No, diciamo siamo in vigilanza, per cui dovrebbe da stasera, domani, ritornare un po' un altalenarsi di schiarite e precipitazioni, però purtroppo temporalesche, come quelli di ieri sera. Per cui, insomma, si attendono scrosci localizzati.
Esatto, dovrebbe riseguire un iter di questi due fine settimana come diciamo quella passata di ieri pomeriggio. Ecco, è prevista un'allerta da questo punto di vista o sarete solo in vigilanza? No, ma momentaneamente è soltanto la vigilanza, non allerta, e comunque è sempre una situazione importante da tenere sotto controllo. Ecco, ci sono altre situazioni da segnalare oppure insomma le criticità sono un po' placate da questo punto di vista? Diciamo si sono un po' placate, la ricognizione ovviamente è estesa a tutto il territorio perché veramente si stanno dimostrando e evidenziando anche situazioni su Scarperia, come dicevo qualche giorno fa sul Bicchio, per cui tutto il territorio nostro è un po' preso da questi movimenti, non come Panicaglia, ma insomma con una certa importanza. Ecco, io la ringrazio per questo suo intervento, insomma, e le auguro buon lavoro. Grazie, grazie, buonasera anche a voi. Beh, insomma, il dissesto idrogeologico comunque a livello di frane e smottamenti è stato importante. Ora il maltempo ha influito tantissimo, però insomma, da questo punto di vista ci sono situazioni critiche. Insomma, Sì, purtroppo questo aspetto non si affronta se non si affronta seriamente il problema dell'abbandono dei campi, dei boschi e della mancanza di agricoltori e popolazione che presidia i territori, che fanno regimazione puntuale e capillare dei territori, oltre chiaramente all'attenzione all'edificazione, ma che è un aspetto secondo me solo secondario a quella che è la manutenzione del territorio. Noi in Toscana abbiamo un'età media, tra l'altro, oltre all'abbandono per mancanza di reddito delle aziende agricole, abbiamo un'età media degli agricoltori che è intorno ai 60 anni. Quindi questo dà tutta la misura della situazione e della criticità che dovremo affrontare anche nei prossimi anni, se non ci sarà un rinnovamento profondo anche delle popolazioni prettamente agricole che vivono di agricoltura, i problemi andranno solamente a aumentare. In questo senso anche l'amministrazione e la politica dovranno mettersi in gioco e fare la loro parte. Noi abbiamo assistito negli ultimi decenni allo spopolamento e alla conversione di edifici rurali in civili abitazioni e questo ha portato dei gravi danni, quindi bisognerà agevolare i piani di sviluppo agricolo ambientale per nuovi insediamenti di agricoltori sui terreni e dare una mano per quanto è possibile a chi ha voglia di stare in campagna a fare il lavoro agricolo. Questo però non ci si può affidare solo all'amore che uno può avere per la terra e per il territorio. Dobbiamo in qualche modo anche fargli arrivare a fine mese, agevolare da questo punto di vista. Sicuramente. Allora, io torniamo al nostro tema principale, che è quello ovviamente della politica di Barberino, di Mugello, in qualche modo anche i prossimi mesi che ci attendono saranno molto intensi sicuramente. Chi lo dice? No, appunto, insomma, mi viene a dire, oh, chi te l'ha fatto fare da questo punto di vista, nel senso che l'esperienza ovviamente è la seconda, perché già alle scorse elezioni che videro insomma l'elezione di Carlo Zanieri a primo cittadino, la lista civica per Barberino era già presente. Insomma, se uno si è fatto ovviamente conosce la macchina comunale, però insomma da cosa è scaturito ovviamente la voglia di riproporsi così forte in un momento e anticipando, come dicevo prima, tutti gli altri possibili partecipanti. La voglia di riproporsi da parte della lista civica in generale nasce, con questo mi lega anche quello che si dice, rimasto agli agricoltori, dall'amore per il territorio, dal fatto che nella nostra comunità tutti abbiamo le nostre famiglie che crescono oppure invecchiano, e nasce anche dall'esperienza amministrativa, perché al di là di quello che abbiamo imparato, appreso sia in comunità montana che in consiglio comunale, l'esperienza che abbiamo fatto è stata quella, dicevo sabato scorso, di un dolce strazio. Uno strazio perché da un lato abbiamo potuto riconoscere che difficoltà nell'amministrare ci sono, sia per la congiuntura economica e anche legislativa del nostro paese, sia per tutta una serie di paletti amministrativi che ci si trova davanti. Però è stato anche un dolce strazio. Il lato dolce è che tantissimi problemi sorgono dalla mancanza di coraggio amministrativo, dalla mancanza di una visione strategica e d'insieme dei territori. Una domanda
o diversa da questo punto di vista? Diversa anche, però anche d'insieme, perché purtroppo l'impostazione ideologica dei nostri amministratori, chiaramente mi ferma a Barberino, che mi sembra anche troppo, porta a uno spacchettamento della realtà di Barberino in fronti contrapposti. I commercianti, come è stato qualcuno, ha avuto il coraggio di dire anche ieri sera a teatro, che dovrebbero pagare più tasse. Io non so con che coraggio in questi tempi si possa affermare. Mi sembrava una dichiarazione un po' diversa da questo punto di vista, no? Cioè, mi sembrava di aver capito, insomma, poi c'è commerciante e commerciante, c'è chi giustamente va aiutato e sostenuto e chi magari potrebbe permettersi, ora non so se era riferito a quelli di Barberino, ma insomma si parlava di Barberino ieri sera. Però, insomma, sì, ora, le categorie ci sono un po', c'è chi si può permettere di più e chi si può permettere si parla di meno. Si parla di criticità, di famiglie che accedono ai servizi sociali, che sono alcune centinaia anche a Barberino, e non si collega al problema che queste famiglie quasi totalmente sono famiglie di muratori che sono a casa, e si dà la lettura dell'urbanistica come si apprende da qualche giornale o forse a qualche circolo Arci a Firenze, di consumo di territorio zero, è un'impostazione prettamente ideologica. Ma sono ideologica. Un po' tutte, nel senso, sono visioni, ovvero, cioè nel sì, senso bisogna pensare all'uno e all'altro, cioè, appunto, si deve pensare, appunto, Chiara, al consumo più del territorio, altro, alla guarda, visibilità. Quello che abbiamo capito ormai, credo, a chiare lettere in generale, è questo. Che c'è stata una progressiva lentezza fino quasi al fermo totale di non una sola amministrazione, ma più amministrazioni. No? Ieri sera parlavamo di problemi, di criticità che si sono sommate senza mai arrivare ad una soluzione. Su alcuni temi, che però sono temi che poi si sono rivelati importanti per la comunità, per un territorio come questo. Perché? Perché hanno frenato fortemente quello che era un processo di sviluppo che era necessario, tanto più la cui mancanza si sente tanto più ora, perché la crisi economica ha battuto forte, per cui anche nel discorso delle attività commerciali, allora, chiunque viva a Barberino si rende conto che ha visto aprire e scomparire in termini di pochissimi mesi tante attività, no? Per cui ci provano, non riescono, chiudono, e questo poi comporta anche un impoverimento proprio anche della vita del paese, perché quando tu percorri il corso e la maggioranza dei fondi sono chiusi, già quello ti dà un senso di depressione, è un mal comune, se vogliamo, purtroppo, è un mal comune, esatto, paesi. Esatto, solo che questo problema non è stato poi quantomeno compensato da un'azione politica che mettesse un po' di velocità che accelerasse un altro canale di sviluppo, no? Ieri sera parlavamo, abbiamo fatto l'esempio che forse è più eclatante di altri, no? Però dicevamo, non ci volevano 10 anni per capire che una Bilancino SPA poi SRL non funzionava, e che però ha comportato un assorbimento di fondi scomparsi, voglio dire, andati forse perduti. È anche difficile, insomma, in maniera pesante. Si sbaglia, si cerca sempre di far funzionare prima di far funzionare le cose che sì, non vanno. Ci cerchi, però sai come si dice, che errare è umano, perseverare è diabolico, cioè oltre un certo limite di tempo e oltre un certo limite di spesa, beh, si interviene, si beh, dice. Forse okay, io allora lo vedo un po' diverso, cioè lo vedo non nell'aver capito che non andava tenuta, ma nel non essere, diciamo così, stati in grado in tutti questi certamente anni di farla funzionare prima, perché un'amministrazione ha questo compito, cioè tu intervieni per spingere il più possibile. Se tu ti costruisci uno strumento per gestire una realtà come quella, beh, poi è tuo dovere, prima ancora è tuo diritto, di farlo funzionare e quindi di impegnarti per farlo funzionare. Sia se poi vedi che non ci riesci, perché magari ti accorgi che è stato costruito male o comunque in modo tale da non permettergli di funzionare, ti fermi. Bisogna fermarsi. Esatto. E io mi devo fermare perché incombe l'appuntamento con le notizie del TG Iride. Torneremo subito perché voglio capire come invece intenderà gestire la risorsa Bilancino, la lista civica per Barberino. Ci vediamo tra circa 5 minuti. E allora eccoci, torniamo nuovamente in studio grazie all'informazione di Teleiride. Noi torniamo a parlare di Barberino di Mugello, torniamo a parlare della politica barberinese con la lista civica per Barberino che
volendo anticipare tutti, ha scelto di presentare la candidatura a sindaco prima ancora delle primarie del Partito Democratico. Insomma, aveva detto che sarebbe andata per la sua strada e così ha fatto. Ho qui in studio ovviamente il candidato Emiliano Lascialfari. Parlavamo prima della nostra interruzione per le notizie del TG Iri e della gestione del lago di Bilancino, questa importante risorsa di sviluppo della provincia fiorentina nel comune di Barberino di Mugello. Insomma, parlavamo dell'opportunità di far funzionare, del perché non siamo riusciti a far funzionare, non sono riusciti a far funzionare la Bilancino SPA prima, SRL poi, decidendo poi di liquidarla, comunque di metterla in liquidazione, quindi chiuderla. Come intende fare la lista civica per Barberino? In primo luogo, come sugli tutti gli altri punti del programma, abbiamo attivato il sito che risponde su www.listacivicabarberino.com, un forum di confronto con i cittadini per capire anche in linea generale quali sono le aspettative della cittadinanza rispetto alla risorsa Bilancino, e quindi quello sarà un canale importantissimo di comunicazione con i cittadini anche sugli altri temi. Tra l'altro sul portale si potrà rivedere la serata di sabato scorso in forma integrale, eccetera. Però insomma, ora, al di là delle proposte dei cittadini, avrete una vostra idea? Idee ne abbiamo parlato tante volte insieme, anche al giro tondo, naturalmente quella di mettere a frutto una risorsa importantissima come Bilancino, quindi sotto l'aspetto turistico, sotto l'aspetto ambientale e sotto l'aspetto ricettivo. Purtroppo probabilmente siamo in un cul-de-sac con il passaggio alla regione delle proprietà. Temete che stamattina c'è stata questa commissione regionale, però non era senz'altro conclusiva, ma era semplicemente un'audizione del sindaco che doveva rispondere a una valanga di dubbi che sono usciti fuori durante le commissioni in regione, che volevano capire appunto dove sono finiti gli oltre milioni di euro sprecati, come mai non siamo in grado dopo oltre 10 anni ancora nemmeno di garantire un minimo di igiene, di pulizia, di taglio erba sulle sponde, come mai questa risorsa. Se le immagina queste domande o sono arrivate scritte? È lì che latina. Ho avuto delle informazioni da parte di vari amici, sia del centrodestra che del centrosinistra che dell'UDC, che mettono il loro impegno in regione, che mi hanno anche contattato per sapere appunto queste criticità dove si sono sviluppate. Quindi si immagina che siano le stesse cose poi che hanno chiesto al primo cittadino, con alcuni approfondimenti di tipo legislativo. Sono uscite altre magagne di cui non ci siamo mai occupati rispetto al rapporto del comune con Publiacqua per degli sconti che doveva fare ai cittadini in bollette. A quanto pare nessun amministratore si è preso la briga di andare a richiedere compensazioni corrente elettrica per quanto riguarda l'attività della centrale idroelettrica, anche lì. Ma che funziona centrale idroelettrica? Funziona, non grande mistero che ci non funziona ci quanto pone. C'è l'anagrafe nazionale delle produzioni elettriche, si può dire che funzionicchia, non è a regime o come parte. È quella via di mezzo che si sta ripagando l'investimento. Poteva andare peggio, mi ricordo quando venne Prodi a inaugurarla, ci sono due turbine, dovrebbe andare in sincrono, se andava chip non andava shop, quindi con il Presidente del Consiglio siamo stati un po' in difficoltà, poi alla fine sono partite. Naturalmente il ruolo dei privati dovrà essere di primo piano sulle sponde di Bilancino. Per quanto riguarda la valorizzazione e la creazione di stabilimenti e punti strategici, ma si può partire dalla zona eventi come era stata messa a gara anche nel 2009 fino anche a un percorso naturale. Per quel bando del 2009 ha avuto più vicissitudini. Ha avuto, sì, davvero. Purtroppo da questo punto di vista. Per cui io voglio capire, sulla questione appunto della risoluzione burocratica, stante così le cose, cioè nel senso non avendo ancora il passaggio delle sponde, come intendereste agire? Per noi le opere potevano andare avanti con la procedura di opere pubbliche, come c'era scritto sui bandi e come era stato preso l'impegno con gli imprenditori. Infatti gli imprenditori non sarebbero stati nemmeno proprietari delle opere che realizzavano, ma sarebbe poi passato tutto in carico al comune. L'inghippo è stato che con il cambio del dirigente all'ufficio urbanistico c'è stata un'interpretazione diversa, perché ovviamente una procedura enormemente più costosa. Però e complicata, insomma, anche lì ovviamente insomma le interpretazioni differiscono, per cui insomma non si può fare né una colpa all'amministrazione, né
chi ha redatto i bandi. Le colpe, le colpe si sa, alla fine non le trova nessuno. Se stai dati di fatto, c'è un famoso detto. Se stai dati di fatto che chiude anche il bagnomaria per un fallimento e sta marcendo sotto la pioggia, di tutte le aspettative che avevamo non ne abbiamo, e di promesse quindi ricevute. Bisogna dar gambe a questo, a sì, però manca la parte politica. Tutti i presidenti si sono succeduti della Bilancino, perché a me l'argomento dello strumento sul quale rovesciare tutte le colpe non mi ha appassionato mai. Tutti i presidenti negli anni si sono succeduti, hanno dato al momento della loro dimissione le responsabilità alla parte politica, cioè al comune di Barberino, che non ha mai dato gambe politiche, amministrative e legislative a tutti quelli che c'erano i progetti. Si è parlato delle strade d'accesso, il primo, perché poi se si prende la briga di prendere gli atti e leggere i verbali, le cose forse si capiscono in maniera anche diversa da come ci vogliono far capire o ci vogliono raccontare. Sono libere interpretazioni, no, da questo primo, punto di vista. Quando il primo consiglio d'amministrazione con i suoi consiglieri 10 anni fa guarda la situazione e dice al sindaco mancano le strade d'accesso per arrivare alle sponde che ci venga andata in gestione, non si può aspettare 11 anni, fare i bandi, riempire di promesse ai cittadini per poi dire oh, mancano le strade d'accesso. È 11 anni che si sa. Il primo consiglio d'amministrazione si era anche preoccupato di instaurare i rapporti con i privati che erano disponibili in quasi tutti i casi a cedere delle porzioni di terreno per fare le strade d'accesso. La politica così non ha dato gambe a nessuno quando dei progetti. Insomma, poi fondamentalmente quando siamo arrivati al nocciolo in realtà non è stato così. Insomma, qualcuno ha detto qui strade non ne fate. Perché vedi, poi alla fine il problema non è quello che tu dici, una libera interpretazione, no? Cambia il dirigente, però allora l'amministrazione non si può basare sulle singole interpretazioni, perché a un certo in qualche punto, modo comunque è un po' in... Però prende, allora, se una libera interpretazione diventa una posizione amministrativa, poi se ne assume le responsabilità. Se no diventa un terrificante girare intorno al problema senza mai poi giungere a una soluzione operativa, che è esattamente il punto in cui siamo arrivati. Aggiungo, con il passaggio alla regione, che io personalmente l'ho già detto più di una volta, vedo come un ennesimo allontanamento di situazioni. Consideriamo anche che la regione fra poco, cioè, scade questa giunta, per cui andrà a elezioni, per cui si allungheranno ancora di più i tempi di questo passaggio, e quindi credo che non sarà così veloce una decisione sul bilancino. Io penso che qui la domanda da fare alle forze politiche che si presentano alle amministrative è un'altra. In attesa, se, quando mai, di un nuovo piano progettuale sul bilancino, Barberino come si rende attrattivo, no? Rispetto alla possibilità di investimenti e anche possibilmente a un minimo di flusso turistico? Queste sono le domande essenziali, perché il bilancino purtroppo in questo momento è stato messo da parte. Ne parliamo molto, ma in realtà è molto di là da venire. Quindi, come si attraggono investimenti, su cosa, ed eventualmente si può cercare di attrarre anche un minimo di flusso turistico, stante la vicinanza dell'outlet, come dicevamo la settimana scorsa? Come si fa? Intanto bilancino noi lo vediamo senz'altro con una grossa parte sistemata ambientalmente come un giardino, e con una parte usata per il turismo, per la ricettività messa a disposizione degli imprenditori, che possa permetterci di pagare la manutenzione della parte a giardino, evidentemente. In questo sviluppo che dicevi anche dell'attrattiva turistica di Barberino in generale, chiaramente Bilancino deve giocare un ruolo da protagonista, ma non è solo. Come si fa? Prima cosa, non come ha fatto l'amministrazione fino ad oggi, non proponendo dei bandi che poi cambia l'amministrazione e vengano bloccate, si fa spendere soldi agli imprenditori senza poi farli andare avanti su quello che hanno speso, vorrebbero investire, vorrebbero fare. Quindi prima cosa un po' di serietà rispetto a chi si chiama a investire, e dandogli la sicurezza che non si troverà in un dedalo di norme, ma che si troverà con il comune. Lì c'è stato un passaggio dell'amministrazione, per cui non era... È lo stesso, l'amministrazione non è una giustificazione, per cui insomma se la guardiamo dal punto di vista dei cittadini. Poteva chiuderlo l'amministrazione precedente così come l'aveva studiato? No, perché è stata un'iniziativa elettorale, i bandi sono stati nel 2008, poco prima delle elezioni, durante le elezioni le ultime elezioni sono state propagandate come cosa fatta a fini elettorali,
Però quando uno fa un sindaco su certi impegni deve dare continuità anche a quello preceduto, anche se non se è di una lista civica. Cioè io lì ritorno, cioè nel senso, a volte cambiano le leggi, cambiano ovviamente i dirigenti, cambiano interpretazioni, per cui non è più possibile, bisogna prendere atto del fatto che non è più possibile trovare un'altra strada. Secondo me chiunque vada a governare dal 26 di maggio in poi forse dovrebbe mettersi come uno dei primissimi punti programmatici nella propria lista di cose da fare, di avviare un rapporto diverso con chiunque si presenti con la volontà di investire su questo territorio, capito? Cioè, fatto di chiarezza. Ieri sera abbiamo sentito invocare molto la trasparenza come soluzione a tutti i problemi. Io sono d'accordo, però c'è un problema, che la trasparenza bisogna che poi si traduca in atti concreti, perché nessuno ti viene a discutere, beh, cambia la normativa, cambia, dice ok, ma ci deve essere, deve precedere questi problemi. Cioè, chi viene ad investire ha diritto di avere delle risposte comunque il più possibile chiare e complete, anche perché su quello si può installare un rapporto che, nella malaugurata ipotesi cambi di nuovo, si può recuperare, e non invece arrivare a rotture spiacevoli come abbiamo visto succedere per i bandi del bilancino. E per appunto un piano per lo sviluppo anche turistico e ambientale del territorio, credo che non sia sufficiente ritrovarsi con le associazioni o con i commercianti o con il sindaco e la giunta, ma credo che sarà necessario, anzi indispensabile, su questo abbiamo già preso degli impegni con associazioni e con il gruppo dei commercianti, perché chiameremo esperti in questo senso in marketing territoriale che facciano una un'analisi. Spesa però è una spesa che si accolerà in parte all'amministrazione e in parte verrà chiesto ai diretti interessati, quindi ai ristoratori via via di volta in volta il bando che interessa quelle imprese o la zona come sarà necessario fare uno studio generale sui flussi che attraversano il nostro territorio, quindi flussi che ci riguardano direttamente come sul bilancino l'estate, come sull'outlet, quelli che ci riguardano anche indirettamente, ossia l'autodromo, che comunque tantissime persone passano dal nostro territorio. Fatta un'analisi dei flussi, bisognerà che appunto esperti di marketing territoriale individuino le strategie da mettere in atto affinché una percentuale che ci basterebbe poi veramente esigua resti sul territorio e possa fruire del lago, possa fruire del centro storico, della ristorazione e ricominciare a mettersi in movimento. Noi abbiamo bisogno di concepire un sistema barberino con tutte le risorse e tutte le criticità e rimettere in moto tutti i meccanismi che sono interdipendenti, non sono staccati e non comunicanti l'uno con l'altro. E in questo senso ridare il via a tutta la dinamicità anche imprenditoriale. Esatto. Io volevo sapere quali sono principalmente invece i punti di forza, cioè nel senso su quali sono gli argomenti che sentite un po' la vostra battaglia. Beh, gli argomenti principali chiaramente sono la discontinuità. Noi sentiamo i candidati del partito che ci ha portato a questa situazione d'impasse, di bradipismo amministrativo, sventolare giudizio ovviamente da opposizione quella per rientra ultimi, sempre in quell'ambito di libera interpretazione, esatto, di quello esatto. Possono fare i dirigenti comunali. No, comunque non è un'interpretazione da opposizione, perché ieri sera eravamo tutti e tre a teatro e tutti e tre i candidati hanno votato un cambiamento senza definirlo, senza declinarlo, ma evidentemente un certo bradipismo è conclamato e riconosciuto da tutti, ecco, non solo dalle opposizioni. Scusami, se ti interrompo. Siccome c'ero alla vostra presentazione, guarda, questo mi dà il destro per introdurre un elemento che mi ha colpito molto. No, mi ha colpito nella diversità, appunto, lui parla di discontinuità, che è un elemento generazionale. Io ho notato che le persone presenti alla presentazione della lista civica erano tutte, rientravano in una fascia d'età tra i 30 e i 40. E molti sono arrivati con i figli piccoli portandoseli dietro, logicamente. Mi ha colpito molto rispetto, ad esempio, alla platea di ieri sera, la fascia d'età era più alta. Può essere anche questo un elemento di discontinuità, cioè la lista civica si rivolge di più a questo target che forse si è sentito un po' meno compreso
dalle precedenti amministrazioni? Diciamo, partiti tradizionali. Ma l'impostazione, chiaramente, essendo diversa, viene diversa per forza. Noi chiaramente ci rivolgiamo a tutti gli elettori, anche a chi non vota perché è troppo piccolo. Direi che quello che ha visto Chiara sabato l'ho notata anch'io. Secondo me è solo perché questa fascia d'età più giovane è stata forse più attenta e sono stati i primi a recepire il messaggio. Nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, forse tutte e due, un'attenzione che nasce dalla stanchezza, no? C'è una causa e c'è una conseguenza. C'è questa voglia di riveglione politica, di cambiare. Ma sai, è un dato che si può spalmare proprio a livello nazionale, no? È quella fascia d'età lì, tra i 30 e i 40, che è quella che sta spingendo tanto per venire fuori. In che modo? Facendo saltare quel tappo, il famoso tetto di vetro che non abbiamo solo noi donne, ma che hanno anche proprio le generazioni rispetto a quelle precedenti. Mi ha colpito questo fatto, devo dire. E guarda, l'ho trovato rispecchiato anche nella loro impostazione. Hanno presentato un manifesto dove non c'è la faccia di Lascia Alfari, che è il candidato. E questo è un regalo che faccio alla comunità. diciamolo apertamente, dopo una lunga consultazione, come si conviene ai nuovi movimenti, insomma, esatto. È stato deciso che non era il caso. Non era il caso. E c'è invece una serie di immagini di Barberino che vogliono evidenziare delle criticità che sono evidenti agli occhi di tutti. E questo torna anche nello slogan, no? Quindi una scelta che marca molto la differenza e che secondo me poi si rilega anche in qualche modo alla spiegazione di questa generazione, perché che io ho visto avvicendarsi a parlare i fondatori della lista e i cittadini che hanno parlato spiegando perché appoggeranno questa lista, e ho rivisto esattamente quella fascia d'età. No? Quindi quanti anni hai, Lascia Alfari? Io quasi 40 ormai. Ecco, quasi, beato te. E quindi effettivamente vedi, c'è un po', ma non un perché. Riconoscersi. Esatto, un riconoscersi in questa voglia di spingere, no? Per salire, per crescere, per venire fuori. Almeno io l'ho letta così, poi. Sì, infatti l'impostazione è stata data, è venuta fuori chiaramente da sé quando c'è un gruppo di persone numeroso, variegato, nutrito, appassionato che lavora a un progetto, chiaramente il progetto si arricchisce, diventa complesso e diventa veramente una cosa straordinaria. Questa sia per l'offerta amministrativa che portiamo a Berberinesi che per il manifesto che fra poco avremo anche il piacere di appendere. Poi il manifesto lancia anche un messaggio a questi ai nostri unici antagonisti, che sono i candidati, il candidato del PD al momento, che lamentano, no, purtroppo i numeri sono quelli, che appunto riconoscendo anche loro le difficoltà amministrative, che la cittadinanza non ha avuto un riscontro di quello che si aspettava, vengano a raccontare di un cambiamento, però sono lo raccontano dallo stesso libro che ci ha portato a quello che raccontano le fotografie che metteremo allora siamo all'indomani delle elezioni, andiamo avanti fino a maggio, indomani delle elezioni saremo tutti molto più stanchi di quello che siamo oggi, sicuramente è molto più provati di quello sicuro. Che no è un piacere comunque sia seguire anche tutte le vicende politiche, e seppur sono difficili ma appassionanti. Io mi chiedevo qual è la visione di Barberino che vorrete mettere in pratica e che diciamo state portando avanti. Appunto, avevo detto, insomma, meno male qualche priorità, però insomma volevo capire qual è la visione, il perché fondamentalmente i cittadini di Barberino dovrebbero preferire, al di là del colore, dell'appartenenza, della voglia, la lista civica piuttosto al Forza Italia, piuttosto che a Rifondazione, piuttosto che al PD. Prima cosa perché insieme a Barberino, perché siamo Barberino in tutte le sue sfaccettature, con tutti i suoi interessi, quindi ci sono commercianti, pendolari che lavorano a Firenze. Sì, però la composizione però non fa la forza, cioè nel senso fa la forza, non però fa la non forza, fa il programma. Però fa la completezza dell'analisi che poi scaturisce anche alla completezza del programma amministrativo. La Barberino che vediamo noi è una Barberino che rimette a frutto le sue potenzialità sia a livello di urbanistica
edilizia. Come? Che sfrutta, ad esempio, ridando anche fiato e possibilità edificatorie a chi ha bisogno. Quindi di ancora suolo? Si consumerà ancora suolo laddove sarà necessario, nel rispetto dell'ambiente, nel rispetto delle normative. Con tutti gli invenduti che ancora ci sono, cioè nel senso, anche questo, con tutti i recuperi anche questo che ci sono da fare. Mito, perché? È un mito. Allora, intanto i recuperi sono fermi perché l'amministrazione, volendo, cercando in maniera alquanto insensata di gestire troppe parti di territorio, ha messo insieme tantissimi proprietari. Faccio un esempio che riguarda tantissime zone, ma che è emblematico, quella della zona ex telai, che è nella zona nord di Barberino, una zona che prima c'aveva vocazione industriale perché c'erano i telai, adesso abbandonati, credo ci sia rimasta uno o due attività. Lì i proprietari, alcuni, avevano intenzione di fare un recupero urbanistico. Gli uffici, in accordo con la parte politica, hanno pensato di mettere insieme 30 proprietari facendo un progetto di sviluppo urbanistico e poi si è fermato lì, perché a volte non siamo d'accordo in due in casa fra moglie e marito, fra 30 esigenze, qualcuno non li vuol spendere, non vuol fare l'investimento, qualcuno lo fa in un modo, qualcuno lo vuol fare in un altro e si blocca tutto. Ultimamente hanno approvato un'ultima variante del regolamento urbanistico, sono state bocciate alcune richieste di cittadini che hanno il terreno edificabile, perché sono stati messi insieme a altri 10 in un progetto troppo grosso e hanno chiesto: scusate, mi levate il mio mezz'ettaro che mi serve per fare i miei 100 metri quadri e mettimici la mia figliola. No, non si leva, bisogna fare il progetto tutti insieme. Quindi non si riscuotono gli oneri di urbanizzazione, il muratore ci porta la bolletta dell'Enel a casa perché è disoccupato e il nostro cittadino, quel terreno edificabile, ci paga le tasse come terreno edificabile sta a casa. Se poi non si vende, cosa costruiamo a fare? Non c'è solo il problema della vendita, ci sono tante richieste. Poi rispetto alla vendita, anche qui bisogna vedere che lettura si dà, perché se si costruisce come andava l'edilizia negli anni 80, appartamenti di 80 metri quadri che hanno come acquirenti dipendenti con un reddito non alto, che quando si arriva in banca finisce il progetto dell'abitazione perché la banca non dà risorse, è chiaro che rimane invenduto. Mentre, visto che ci sarà anche un raddoppio autostradale importante che ci avvicinerà tantissimo. Il dubbio è sul quando. Sì, va bene, anche lo sviluppo urbanistico c'ha i tempi, insomma, abbastanza lunghi. Tra l'altro sul raddoppio autostradale Barberino-Calenzana abbiamo fatto un sopralluogo con la commissione urbanistica una decina di giorni fa, la settimana scorsa, e i lavori hanno subito solo per il momento alcuni mesi di ritardo per le vicende della Procura della Repubblica sulla gestione degli smarini, dei materiali di risulta, ma stanno andando avanti abbastanza celermente. Dicevo, quando saranno ultimati questi lavori ci troveremo a una vicinanza tale fra due centri importantissimi come Prato e Firenze, con un territorio bellissimo come il nostro, per dove potrà diventare appetibile ad esempio un'abitazione che non è un appartamento di 60 metri quadri in un condominio, ma un'abitazione che potrebbe essere un terratetto, che potrebbe essere un'altra forma di abitazione che va a riferirsi a un altro tipo di acquirenti, che non è quello che gli viene rifiutato il mutuo in banca per comprarsi la casa. Perfetto, però insomma abbiamo capito che di volumi zero, Chiara, non se ne parla. No, è una visione diversa effettivamente del territorio. E io in parte devo dire sono d'accordo sul fatto che probabilmente per l'invenduto che viene lamentato è un po' dovuto anche alla tipologia che è stata fatta. Perché per esempio qui, come in altri luoghi, è molto difficile trovare una tipologia per single, no? O per una coppia giovane. Allora, probabilmente anche qui c'è stata una lettura fatta un po' a senso unico, per cui se ne potrebbe fare una diversa. Io sono favorevole, e lo dico subito, per esempio al recupero e alle ristrutturazioni, perché quelle sono fondamentali, prima di tutto per l'impatto paesaggistico che tu hai, quelle sono fondamentali, ma anche quello è un modo per far ripartire un settore, perché certo, l'edilizia lavora anche lì. Probabilmente, come spesso in tante cose, in medio stat virtus, cioè magari una edilizia che può anche costruire, ma costruire su tipologie ben precise e che oggi ci sono, perché vediamo e vedremo sempre meno
famiglie numerose e vedremo sempre più single o nuclei di due persone, e quelle vanno tenute in considerazione, così come le ristrutturazioni, perché valorizzano un territorio che fin qui è stato molto come dire, trascurato. Io a volte me la cavo spesso con una battuta, però in realtà ci si capisce. Allora, rendere di brutto un paese della Toscana è impresa quasi impossibile. Quasi. A Barberino il quasi è stato parecchio praticato, perché a me, quando mi scrivono tanti lettori, no, che mi dicono, io scrivendo Politica Nazionale mi leggono un po' su tutto il territorio, allora, ah, beata te che vivi in Toscana, e immaginano il chianti. Allora, non sanno che il Mugello ha un paesaggio meraviglioso che nulla ha da invidiare alle altre zone della Toscana. Però è anche vero che rispetto alla cura che si vede in certi paesi della stessa grandezza di Barberino, è l'impatto, arrivando in piazza a Barberino, ad esempio, è molto, molto diverso. Molto. Questo è un tema che chiunque vada a governare, secondo me, dovrebbe affrontare, ma affrontarlo con oggettività e con amore verso questo paese. Io sono in chiusura, sono già andati i titoli di coda, sono andata anche questa puntata, diciamo, è volata su Galliano, da questo punto di vista. Io non ho più tempo, allora, mi spiace, non se ho ne veramente più questa tempo, volta, però insomma, perché sarà, si è parlato di bruttezza, Galliano ancora è un gioiellino, ecco, abbandonato a se stesso, però c'è, è un gioiello. Ne parleremo, perché ovviamente questo è un primo assaggio proprio a seguito di questa presentazione che è avvenuta sabato scorso della lista civica per Barberino, con la candidatura di Emiliano Lasciaffari a sindaco, che ringrazio per essere stato qui, grazie a te, ringrazio Chiara Boriosi. Grazie, avremo modo sicuramente di tornare su questo argomento, perché la nostra lunga camminata verso le prossime elezioni amministrative non è che all'inizio. Buona serata e a domani.